Se volete acquistare crediti, passate da EasyVault, link e codice coupon malati tutto in maiuscolo qui in descrizione. Sono sicuri, affidabili, veloci ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Gio Vispo, dello staff di NMF, e benvenuti nel Team of the Week Prediction numero 3 per il terzo Team of the Week di questo nuovo Foot. Sarà un Team of the Week, secondo me, interessante, con dei giocatori anche abbastanza buggati. Ma veniamo al portiere, che non è sicuramente un bug, ma è forte. Si tratta di Loris. E per lui man of the match, ovvero miglior giocatore in campo nella partita vinta 2-0 contro il Manchester City. Il primo difensore centrale è un argento, si tratta di Eburreanu, scusate la pronuncia, per lui un gol nella partita vinta fuori casa 5-0 ed è stato incoronato man of the match. Winston Reid, anche per lui un gol nella partita pareggiata 1-1 e ha avuto un'ottima valutazione, potrebbe anche essere inserito in questo Team of the Week. Ultimo difensore abbiamo Mustafi, per lui una versione come migliore in campo, ovvero nomina di migliore in campo secondo il sito che ho consultato, nella partita vinta fuori casa per 1-0. Veniamo al centrocampo, il primo è una nostra conoscenza, ovvero Iago Falque. Per lui un gol e un assist nella partita vinta 2-1 contro la Fiorentina ed ha ricevuto la nomina di migliore in campo. Secondo me questo potrebbe esserci e tutto sommato devo dire ci potrebbero essere davvero 4-5 nomi interessanti per la nostra Serie A. Celso Borges, per lui un gol nella partita vinta 2-1 ed è un centrocampista che va a segno e che comunque riceve un'ottima valutazione. Embolo non è proprio un centrocampista, ma purtroppo non c'erano più centrocampisti, non ho più trovato dei centrocampisti da inserire in questo Team of the Week e ho messo lui a centrocampo, perché se dovesse uscire secondo me sarebbe inserito tra i titolari. Per lui, ragazzi, abbiamo due gol nella partita vinta 4-0. Ha giocato come attaccante, la sua carta iniziale è esterno. Si è dimostrato il migliore in campo in quella partita. Alex Sandro, per lui un assist nella partita vinta fuori casa 3-0, con ottima valutazione. Sono indeciso tra Alex Sandro e il prossimo che vedremo a breve. Chiudiamo il centrocampo con un altro attaccante, ovvero Gamero. Per lui un gol e un assist nella partita vinta 0-2 fuori casa contro il Valencia. Veniamo ai due attaccanti. Il primo è Gonzalo Higuain. Due gol nella partita vinta 3-0 fuori casa e nomina di migliore in campo. Per me potrebbe esserci più Higuain che Alex Sandro. Ultimo attaccante, Diego Costa. Per lui un gol e un assist nella partita vinta fuori casa 2-0. E valutazione come migliore in campo. Diamo un rapido sguardo alla panchina. Ho inserito soltanto 5 in panchina e 5 in riserva. Il primo è Jerome, un gol e un assist nella partita vinta 2-1 fuori casa. E valutazione come migliore in campo. Mokhtar, per lui due gol nella partita vinta 2-1. Ha giocato come esterno e per lui valutazione come man of the match. Ninga, lui ci sarà sicuramente anche se la sua squadra ha pareggiato 3-3, ma ha realizzato una bella tripletta. Kangwa, per lui due gol e un assist nella partita vinta dalla sua squadra e valutazione di migliore in campo. E infine tra le riserve abbiamo Carrillo. Per lui, ragazzi, due gol nella partita stravinta per 7-0 fuori casa. Veniamo ora alle riserve. Ho inserito Diego Alves, che ha ricevuto come valutazione man of the match nella partita persa 2-0 fuori casa. E devo dire, sono incerto, ragazzi. È come Piqué, comunque, che ha realizzato due gol, davvero una rara cosa per un difensore centrale andare a segno due volte nella stessa partita. Però il Barcellona ha perso per 4-3. Probabilmente potrebbe esserci, ma non sono certo. Ibisevic, per lui due gol nella partita vinta 2-0 e nomina di migliore in campo. Jota, per lui tre gol nella partita vinta fuori casa 4-0. Ha giocato come attaccante
e ha ricevuto come valutazione migliore in campo. E alla fine troviamo Edin Dzeko. Dispiace per me che sono interista, per lui un gol nella partita vinta 2-1 contro l'Inter. Dunque ragazzi, questa potrebbe essere secondo me la squadra titolare per il prossimo Team of the Week. Naturalmente ci sarà qualche centrocampista in più che io non ho trovato. Secondo me non ci sarà probabilmente Alessandro, ci sarà Higuain oppure viceversa. Ditemi cosa ne pensate, ditemi chi avreste inserito, chi avreste tolto, ditemi cosa ne pensate di questi Team of the Week che stanno uscendo su Foot 17, se vi piacciono le loro valutazioni, i loro rating, alcuni molto molto elevati e molto potenziati. Lasciate un commentino, lasciate un bel mi piace. Qui è Giovi Sport, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!